C'è una domanda che molti di noi si pongono, che è la seguente: come mai le cose non cambiano mai? C'è qualcosa che blocca sempre questo cambiamento? Allora, diciamo che ci sono svariate teorie sul perché questo non avvenga. C'è chi dà la colpa all'economia, chi dà la colpa alla politica, chi dà la colpa agli alieni, chi dà la colpa al tempo. Mi sono leggermente perso. Soprattutto mi sono leggermente bagnato, leggermente proprio. Ci sono diverse teorie sociologiche a riguardo sul perché le cose non cambiano. Vediamone alcuna. Beh, nel 1968 in poi siamo passati dalla società della disciplina alla società dell'efficienza. Oggi siamo in un periodo di neosofistica, come dicevi sto libro molto bene, cioè di rettori, di coloro che anziché... Il dramma è che tecnica, scienza, economia e finanza non possono sostituire il politico. L'intero sistema si sente minacciato, il che è un buon segno. No è la parola che chiude il mondo, sì è la parola che apre il mondo. La domanda è: chi deve pagare le tasse? Chi fa il pane di notte o chi lo compra al mattino? L'Europa è nata intorno a poche grandi parole come persona, lavoro, materia, progresso, libertà. Rimboccatevi le maniche. Perché il mondo che viviamo è un mondo che ha delle sue durezze, però sappiate anche che questo è un mondo pieno di opportunità. Noi adulti, a questi giovani, non possiamo semplicemente piangere addosso. Poverini, abbiamo tolto loro il futuro. È vero, ci siamo mangiati quello che non avremmo dovuto. Ma io non sono un uomo di campagna, ho sempre vissuto in città. Molti dicono che la gente, il problema è la gente, perché la gente è stupida, non capisce. Ma in realtà non è così, perché la gente dentro casa, quando si trova all'interno delle quattro mura, dice le cose come stanno. È come se qualcosa li blocca quando devono dire le stesse cose in pubblico. La colpa è del sistema immunitario. Come nel corpo umano ci sono queste cellule che distruggono qualsiasi virus o intruso. Faccio parte della brigata antitossine, vi libererò di quei pericolosi intrusi. Allo stesso modo noi abbiamo questi elementi che chiamiamo bulli, che compaiono ogni qualvolta c'è un pericolo. Come avvengono questi attacchi dei bulli? Se sei contro la guerra, allora sei un terrorista. Se parli di curarti in modo naturale, per esempio, senza medicinali, allora sei contro la scienza. In realtà noi ci troviamo esattamente come in un corpo umano. Il compito del corpo in cui ci troviamo, noi come cellule, è quello di creare, è proprio quello che sta creando in questo momento. E quindi ogni cosa che va contro al modo che si è sempre fatto viene subito attaccato. Se questo corpo crea solo guerra, solo distruzione, solo ignoranza, tutto questo è perché c'è una forza che muove questo corpo verso questa direzione. Ma ci hai creduto veramente a tutte queste cose che ho detto? Io sono un complottista! Colpa degli illuminati, di quei massoni, è tutta colpa loro, sono sicuro, guarda. E i rettiliani, è colpa dei Bilderberg, le società segrete, i satanisti! Stavo scherzando, papà, non piangere, era tutto un brutto sogno. Va tutto bene, tranquillo, ritorna dalla TV, dai videogiochi, ritorna a goderti la vita, schiavo! Fra poco è domenica, fra poco è agosto, potrei andare in vacanza? Fra poco diventerai ricco, fra poco è Natale, fra poco è il tuo compleanno, fra poco inizia la partita, fra poco vinci le scommesse, fra poco diventa verde, fra poco smette di piovere, è smesso.